Era una giornata fredda dell'8 gennaio 1986, quando Dementor scrisse il breve saggio dal titolo The Hacker Manifesto. Si tratta di un altro pezzo fondamentale della cultura hacker, che tra poco compirà, pensate, ben 35 anni, e che rappresenta una descrizione scritta della filosofia hacker, che la raffigura sia dal punto di vista ideologico, psicologico che sociale. Lloyd Blankenship è un nome che a molti non significherà nulla. Si tratta di un hacker americano dato nel 1965, noto anche con lo pseudonimo di Dementor, che militava all'interno della seconda generazione del gruppo hacker Legion of Doom, intorno alla metà degli anni 80. Proprio in quel periodo, grazie anche alla connettività, più alla portata di tutti, presero forma moltissimi gruppi hacker, che hanno cambiato di fatto tutto quanto il nostro mondo, il mondo dell'informatica, tutto quello che viviamo oggi. Infatti, oltre a Legion of Doom, abbiamo citato poco prima, prese forma anche Cult of the Dead Cow, abbiamo già parlato diverse volte, il gruppo che scrisse la dichiarazione di attivismo. I 414S, gli hacker telefonici, oppure gli europei del Chaos Computer Club, solo per citarne alcuni. Il saggio venne scritto dopo l'arresto di Blankenship, a seguito di una manomissione di un database di una banca. Ricordo ancora la prima volta che lo lessi. Bellissimo. La cosa che mi rimase da subito impresso è il concetto nascosto di percorso, di strada, l'esplorazione e la curiosità, l'eccitazione di scoprire sempre una nuova cosa e la noia dovuta alla mancanza di stimoli. Ma leggiamo adesso insieme alcuni passi. Io sono un hacker, entra nel mio mondo. Il mio mondo che comincia con la scuola. Sono più intelligente della maggior parte degli altri ragazzi. Queste sciocchezze che ci insegnano mi annoiano. Dannato ragazzino, non si impegna, sono tutti uguali, ovviamente riferito all'insegnante. Sono alle medie e al liceo. Ho sentito i professori spiegare per la 15ª volta come ridurre una frazione. L'ho capito! No, Miss Smith, non ho scritto il procedimento, l'ho fatto tutto con la mia testa. Dannato ragazzino, probabilmente lo ha copiato, sono tutti uguali. Ho fatto una scoperta oggi. Ho trovato un computer. Aspetta un secondo, questo è proprio figo. Fa quello che voglio che faccia. Se fa un errore è perché io ho sbagliato, non perché non gli piaccia. E poi il gran finale. Ci hanno imboccato omogenizzati a scuola quando bramavamo bistecche. I pezzetti di carne che avete lasciato passare erano premasticati ed insapori. Questo è il nostro mondo adesso, il mondo dell'elettrone e dello switch. La bellezza della banda. Noi siamo un servizio che esiste già, senza pagare, per qualcosa che sarebbe schifosamente economico se non fosse gestito da avidi ed ingordi e ci chiamate criminali. Noi esploriamo e ci chiamate criminali. Noi cerchiamo la conoscenza e ci chiamate criminali. Noi esistiamo senza colore della pelle, senza nazionalità, senza pregiudizi religiosi e ci chiamate criminali. Voi che costruite bombe atomiche, voi provocate guerre, voi uccidete, ingannate e mentite e cercate di farci credere che è per il nostro bene. Eppure siamo noi i criminali. Sì, sono un criminale. Il mio crimine è la curiosità. Il mio crimine è giudicare le persone per quello che dicono e pensano, non per il loro aspetto. Il mio crimine è stato surclassarvi, qualcosa per cui non mi perdonerete mai. Io sono un hacker e questo è il mio manifesto. Potrete anche fermare me, ma non potete fermarci tutti. Dopotutto, siamo tutti uguali. The Hacker Manifesto, a parte trovarlo su moltissimi siti web, ha avuto diverse citazioni nel mondo del cinema, come nel film Hackers del 1995 e nel film The Social Network, esposto appunto come manifesto nel dormitorio di Zuckerberg. Red Hot Cyber è un canale che parla di sicurezza informatica ed è presente su LinkedIn, Facebook, Telegram ed Instagram. Iscrivetevi in modo di rimanere sempre al corrente delle pubblicazioni giornaliere. Potete inoltre guardare altri interessanti video sulla sicurezza informatica proposti nel canale YouTube. E mi raccomando, cliccate in basso per iscrivervi e sulla campanella per rimanere sempre aggiornati su nuovi video che verranno pubblicati. Red Hot Cyber, conosci il rischio? Per starne lontano. Arrivederci.